nei confronti di tutti quelli che incontrate giornalmente, che sia il vicino di casa con cui magari avete litigato, citofonateli, fateli aprire, portateli un dolore, una pastarella e dite facciamo Roma, pace, ti devo raccontare Roberto una cosa. È forte, molto forte. Andare dal vicino di Pullman, magari con cui tutte le mattine dividete la sofferenza di questo trasporto pubblico che è così, che arranca quotidianamente, andate a parlare con il panettiere quando andate a comprare il pane, con la cassiera del supermercato, col genitore, anche coi parenti, coi parenti è piuttosto, meglio vicino a ti pari, in effetti. Con i parenti. Roberto è molto forte, condividete. Ho cambiato vita, adesso sono un 5 stelle e sono una persona diversa e quindi magari così ricominci anche un rapporto e allarghi la comunità. No, veramente adesso a parte gli scherzi, ma neanche più di tanto scherzi, veramente dobbiamo impegnarci tutti tantissimo quest'ultimo mese, perché abbiamo un progetto per cui abbiamo lavorato per anni, abbiamo faticato per anni, adesso è la nostra portata e noi dobbiamo fare solo una cosa, raggiungere questo obiettivo e vincere. Buonasera a tutti, anche io sto cercando di raggiungere più persone possibili, infatti sono stato recentemente dalla Durso e l'ho convinta, e si è iscritta a Rousseau, voterà il programma, guardate che io sono trovato in quegli studi Mediaset, viene a casa di Berlusconi, mi ha pronunciato 2-3 volte Berlusconi, pensavo che mi cascasse in faretta addosso. Ma è stata corretta, eh? Io ho potuto dire tutto quello che bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. E sono entrato lì nel tempio berlusconiano e ho capito pure lì che c'è un mucchio di gente che è dei 5 Stelle a senza pure. Ci sono milioni di italiani che sono del Movimento 5 Stelle, dobbiamo soltanto andare a convincere con garbo, con pazienza, perché poi ci sono alcuni che hanno proprio, diciamo, difficoltà ad ammettere a loro stessi gli errori ventennali, perché poi questa poi è la dinamica, no? Io per esempio l'ho ammesso a me stesso di aver sbagliato a votare il Partito Democratico, però non è semplice per tutti, perché uno deve ammettere a se stesso di aver toppato per tanti anni fidandosi di certi partiti politici, è proprio un meccanismo quasi psicologico che deve scattare, però può scattare, d'altro canto, ve lo ricordava prima Roberto, io mi ricordo quando anni fa andavamo in giro per i mercati, diciamo salve, siamo del Movimento 5 Stelle, vi ricordate? Allora siamo un movimento, non siamo un partito, queste sono 5 Stelle, cioè a forza di banchetti, di Barbara D'Urso, di Lilli Gruber, alla fine siamo arrivati, no? Di interventi in Parlamento, di lavori eccellenti dei miei colleghi. Io tra l'altro ci tengo proprio a sostenere Roberta perché è una delle migliori in assoluto secondo me. È veramente una persona estremamente onesta, molto preparata, molto simpatica. Chi la conosce sa quanto Roberta appunto sia una persona preparata, simpatica e molto onesta. Cioè, Roberta è una per me delle persone anche più intransigenti, nel senso buono del termine, che io conosco, perché l'intransigenza in politica è un valore. Sapete quando si va a televisione, ah ma il compromesso è qualcosa di buono, ma di che? Cioè il compromesso è una cosa buona tra persone senz'altro per bene, si decide di fare qualcosa assieme, si trova un compromesso, ma non è che ti puoi scendere a compromessi con un sistema che c'è impoverito. Se non fossimo scesi a compromessi con questo sistema, oggi non ci sarebbero oltre 200 persone qui a cena a far la fila per dare un contributo e sostenere la campagna elettorale di Roberto Lombardi. Tengo a precisare che mi vedete che io ho fatto le pizze, non mi ricandido, devo comunque trovare un modo di... cazzo di lavoro! Tra l'altro già ci sono delle... Vedrete che domani su Repubblica ci sarà Di Battista a fare pizze senza cappellino, perché me l'hanno pure i due pizzaioli, mi hanno detto mettitelo, me lo sono messo, un istante non me lo sono messo, ho fatto il video, l'ho pubblicato. Vedete che sarà più grave questo che l'inchiesta recente a Luigi Cesaro, parlamentare di Forza Italia, per voto di scambio, quello che tra l'altro è una lista del fondatore della nuova camorra organizzata.
Raffaele Cutolo. Questa notizia non è girata molto, ma vedrete che io che ho fatto due o tre capricciosi senza il cappellino. Mario Orfeo, il direttore della RAI, già manderà messaggi a tutti i direttori dei giornali: mi raccomando, bastonate Di Battista senza il cappellino, perché questo è il sistema. Però nonostante questo siamo la prima forza politica del paese, continuiamo a fare attività belle come queste di stasera. Hanno tutti paura, hanno paura incredibile, paura incredibile, terrorizzati. Quante persone sono collegate adesso? 2003, perfetto. Queste 2300 persone più 200 qui, quindi siamo 2500 a costo zero a informarci. Devono sapere questa cosa, credetemi. L'obiettivo dei partiti politici che si stanno oggi mettendo tutti quanti assieme con alleanze di ogni tipo, c'è Casini, candidato a Bologna dagli ex comunisti, delle robe incredibili. Probabilmente no, le cose a parte. Lady Mastel, poi io sto provando a rincorrere la Boschi del collegio, ma ancora non sappiamo. Però io parto, faccio un tour il 1 febbraio e sappiate che vado a casa della Boschia alla Carina, ad Arcora a fare un comizio, anche a Rignano sull'Arno, anche nel paese di Pittella, giù in Basilicata, un'altra stirpe di politici che hanno occupato una regione, di Pittella. E vi dico di venire perché sarà una cosa bella, per comizio a Rignano sull'Arno, non è niente male, oppure a Laterina, lo facciamo il comizio a Laterina il giorno prima della chiusura che faremo a Roma il 2 di marzo. Vi stavo dicendo, Lady Mastella probabilmente si presenterà, cioè a questo punto c'ha ragione Razzi a indignarsi, ma perché dovete candidare tutti a me? No, c'ha ragione, con forza. E Lady Mastella si candida insieme comunque ai partiti che sostengono insieme alla Lega Nord, cioè, però credetemi, l'obiettivo loro non è governare, loro sanno perfettamente che non potranno governare con accozzaglie del genere. Lo sanno perfettamente, prendono voti, provano a fare cartelli, Berlusconi tira fuori la brambilla con l'agnellino e i cani, qualcuno crede a questa roba qua, poi candidano magari persone a favore della caccia, tutti quanti a sé. Il loro obiettivo non è governare, uno può avere un obiettivo di governare, fa un cartello elettorale, prova a tirare fuori un programma, tira fuori delle idee, vogliamo governare. No! Il loro obiettivo non è governare, l'obiettivo è impedire il governo del 5 Stelle, basta! Non ce n'è un'altra, è incredibile. Queste elezioni vi servono esclusivamente per impedire che Roberta Lombardi possa diventare presidente di questa regione e il Movimento 5 Stelle con Luigi possa governare questo paese. È così, ma credetemi, è dal primo giorno che è andato in questo modo, dal primo giorno in Parlamento non c'è mai stato da parte dei partiti politici un disegno di fare delle leggi per risolvere un problema. No, o fare delle leggi vuote con il nome delle leggi e delle proposte del 5 Stelle per provare a toglierci un'arma che per loro è un'arma elettorale, mentre per noi è semplicemente un modo di risolvere un problema. Per quello hanno fatto la finta abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, la finta legge anticorruzione, i corrotti in questo paese non ci vanno in carcere, tutti i modi, stratagemmi per provare a togliere quelle che loro considerano sono dei temi, togliamogli degli argomenti ai 5 Stelle, non ne risolviamo un problema, togliamo un argomento a 5 Stelle, come con la stronzata dei vitalizi che l'hanno fatta passare alla Camera, io mi abbracciai con Luigi quel giorno e poi l'hanno affossata al Senato. Però magari qualcuno che vota al Partito Democratico si ricorda dell'approvazione dell'abolizione dei vitalizi alla Camera e penserà: il Partito Democratico ha abolito i vitalizi. Cioè, questa è la logica, è incredibile il lavoro che dobbiamo fare di informazione, lo so quanto è faticoso, lo so, anche io ho amici che ottusi alle volte, che non riescono proprio ad andare oltre certi titoli dei telegiornali. Piano piano, con pazienza, come diceva Roberta, li invitiamo a prendere un caffè, gli mostriamo il programma, gli facciamo vedere un video, un intervento in aula, magari gli togliamo sotto la scritta 5 Stelle, che ne pensi di questo? Poi vediamo che dice, perché alcune persone hanno un pregiudizio nei confronti del 5 Stelle, perché? Perché fondamentalmente provano quasi invidia nei confronti di coloro che hanno avuto il coraggio di schierarsi. Le persone che voi che siete qui stasera, vi siete tutti schierati. È così, perché chi si schiera in questo paese fa paura. Schierarsi significa scegliere una strada e non sceglierne un'altra, significa prendere una direzione. E non è molto semplice non schierarsi, uno non si schiera. Era semplice per me 5 anni fa andare al gruppo misto. Stavo da Dio al gruppo misto, niente pizzate come stasera che devo venire qua dopo la partita, niente restituzione degli stipendi, niente sabato e domenica in giro per tutta Italia, tranquillo, lavoravo da martedì pomeriggio a giovedì mattina.
nessuno mi conosceva, mi tascavo 13.000 euro al mese, tranquillo, stavo al gruppo misto, mi vendevo al miglior offerente. Se ti do questo mio voto, tu che mi dai? La ricandidatura non vuoi? No, però magari mi rimetti, mi piazzi in quell'ente pubblico, non tanto pagano i cittadini, io però ti do il voto. Questo è il meccanismo. E il mercato delle parti è una cosa incredibile. Ci siamo ribellati, ci siamo schierati. E questo in un paese di democristiani fa paura schierarsi. Per fortuna sono sempre meno democristiani, sempre più persone, non soltanto i giovani, capaci di alzare la testa. E una di queste è Roberta, che sono anni che fa battaglia. Io l'ho conosciuta, non è che si ricorda di me nel 2007 quando la conobbi. C'è ancora il blog comunque. Come? C'è ancora il tuo blog del 2007. Il mio blog. C'è il cappello. Massimo Baroni mi segue in maniera molto attenta a tutte le mie mosse, master, assolutamente. Cioè Roberta si è schierata con il movimento, ma veramente dal 2007. E ha avuto un sacco di successo perché si è impegnata tanto. È una delle persone che nel gruppo parlamentare ha lavorato più in assoluto. Con due figli, ha avuto con una bambina durante il mandato. Cioè io sono veramente fiero di aver lavorato a fianco di Roberta. Ora ce la possiamo fare, 200 persone qui possono diventare 200 piccoli canali di informazione. Io poi vado appunto nelle trasmissioni a 3 milioni di persone e faccio questa mia parte e partirò in camper insieme ai miei colleghi. Però ognuno può fare questo enorme lavoro, no? Ognuno può diventare un piccolo canale di controinformazione e abbiamo tutte le informazioni, abbiamo un bellissimo programma, abbiamo la libertà per portarlo avanti, stiamo scegliendo dei candidati anche nei collegi uninominali, ma veramente delle persone di estrema qualità. Io vedo che tante persone iniziano anche ad avvicinarsi al movimento perché forse hanno meno timore. C'era un periodo in cui l'avete vista la povera Orietta Berti per aver fatto la... Poi c'è veramente Orietta Berti, non ha mai fatto male a nessuno, è proprio l'emblema della finché la barca va, cioè tranquillo. Ma guardate che c'è un disegno, colpire una persona che si schiera con il Movimento 5 Stelle, subito bastonarla mediaticamente, commissione di vigilanza, qual è l'obiettivo? Non è soltanto bastonare una persona che ha deciso di metterci la faccia, ma evitare che qualcun altro segua il suo esempio, perché questo può far paura ad un sistema, che altre persone siano capaci di metterci la faccia, no? Di tirar fuori il coraggio, quindi colpirne una per educarne 100, no, perché questo è il sistema loro, questo. Ma che non ci siamo mai minimamente occupati di qualcuno, cioè quante persone hanno dichiarato negli ultimi anni, sempre meno grazie a Dio, magari di votare i partiti politici, il Partito Democratico, ma che non, io mi sono preso a quelli da Zanicchi perché vota Berlusconi, ma è una cosa incredibile, e questi sono quelli che hanno scritto Partito Democratico dentro il simbolo, è una cosa incredibile, non so come ho potuto votarli in passato, vi assicuro che sono una persona nuova e vi chiedo scusa a tutti quanti per aver commesso quegli errori, ma non c'era ancora il Movimento 5 Stelle. In buona fede, come tutti quanti voi. Sono una persona nuova. Possiamo fare un lavoro immenso, veramente. Io vi chiedo di sostenere anche questo tour che farò in camper. Inizieremo con Roberta proprio dal 1 febbraio a Viterbo. Quindi è vicino, 200 persone qui che vengono in massa a Viterbo, non sarebbe male, no? Roberta merita tutto questo sostegno, io pure me lo merito, io sto a fare campagna elettorale, girerò tutta l'Italia da non candidato, me lo merito. Tanto che Massimo Barone che c'è, ti volevo parlare molto. Andava via lui, io col cacchio. Quando ha detto non mi ricandido i miei colleghi, no ma dai, ripensaci sotto, dai. scherzo, con Massimo, con Stefano, con Carla Ruò, con Paola Taverna, con Federica, cioè, abbiamo veramente fatto squadra in questi anni ed è bello vedere che c'è un gruppo parlamentare della politica, le accoltellate, le reciproche, proprio... le invidie, non ci sono mai state, ognuno ha portato al movimento le proprie competenze, una cosa bellissima questa, infatti siamo così uniti a sostenere appunto Roberta. Il 1 febbraio siamo a Viterbo, sarebbe bello vedervi tutti quanti a Viterbo e magari che ognuno possa portare 4 persone, 4 scettici, 4, ripeto, persone che sono dei 5 Stelle ma ancora non lo sanno, devono soltanto trovare l'ultima scintilla di coraggio. Perché fare parte del Movimento 5 Stelle ti cambia la vita, in meglio, poi a volte ti viene il sangue amaro, il fegato gigantesco, lo so, però ti permette veramente di guardarti allo specchio, di camminare a testa alta, di sapere che stai contribuendo per il bene collettivo, combattendo per i diritti, è bellissimo tutto questo.
Roberta per me ce la può fare, ce la può fare. Vedo gli attacchi che riceve quando fa delle denunce sul sistema sanitario laziale, vedo gli attacchi che riceve Luigi rispetto alle sue denunce, vedo quanto cioè, vedere De Benedetti e Berlusconi che si schierano così tanto, entrambi che erano un tempo nemici, no? De Benedetti e Berlusconi, dire entrambi qualora dovessi vincere 5 Stelle probabilmente ce ne andremo dall'Italia, c'è un'occasione di toglierci dai coglioni, che è una cosa incredibile, è meraviglioso. Hanno detto loro, ci possiamo togliere dalle palle certi soggetti. Bene, certi soggetti incredibili, no? Io più vedo che si innalzano gli attacchi, un po' come la campagna elettorale su Roma con Virginia Raggi, perché vi ricordate quello che si sono inventati. Ma pure oggi, quello che si inventa. Oh, ma Roma c'ha un sacco di problemi, ma io l'altra volta sono andato a fare la trasmissione in collegamento, non andrò mai più in collegamento. Ho fatto la trasmissione dalla vostra parte, su Rete 4, credo. Cioè, appunto hanno messo un servizio su Roma. C'era il maiale della Meloni, vabbè, che fu prosciutto e Meloni, che si è scoperto che era di Casa Monica. Poi nel servizio i dromedari, i liberi per strada. Io non ho mai visto i dromedari liberi per strada. Cioè, tutto c'ho lì, i dromedari. Io non sapevo, sono rientro in studio, che ne penso? Io non sapevo che fare. Cioè, sì, ci sono pure dei capodogli nel Tevere, degli squali, dei squalo bianco, hanno trovato pure l'ago di Bracciano. Cioè, questo è il livello. Che poi è controproducente, perché la gente non è fessa, dopo un po' non ci crede più, le persone non li guardano più e loro sono costretti a mentire ancora di più, ad avere ancora di più rabbia nei nostri confronti e ci accusano a noi di essere quelli rabbiosi. Io andai a fare un duello con Scalfari, lui, voi siete rabbiosi, rabbiosi, stavo così tranquillo, con la bile. Poi gli dissi delle cose di buon senso, alla fine lui quasi convinto, quasi, perché poi finisce Berlusconi, ma quasi convinto, disse no, però sei una persona ragionevole perché non sei andato con Berlinguer e era morto quando io. Così è andata, non ridete, è andata così, perché Scalfari è napoletano dei giornalisti, eh. Il napoletano dei giornalisti. Vedere questi personaggi, questi mostri sacri, temere 5 Stelle, delle persone che fino a 5 anni fa nessuno conosceva, ma è incredibile, no? Io faccio delle denunce, subito vedo che mi risponde Cafini, gli altri. Io non rispondo a loro perché chi se ne importa. Non c'è, è bellissimo, cioè, vi rendete conto che il sogno che avevamo anni fa di cittadini normali, sconosciuti, incensurati, che fanno il mazzo al sistema, l'abbiamo già raggiunto, perché a Renzi gli abbiamo fatto il mazzo con i treni regionali e un motorino, ora è disperato, veramente sono politicamente alla canna del gas, neanche andrebbero più nominati. Il nostro nemico è l'astensionismo, il nostro nemico è quello che dice vabbè sono tutti uguali, il nostro non nemico, cioè la sfida è convincere queste persone, non da rispondere a Berlusconi, non esistono Berlusconi e Renzi, Alfano, Casini, come si chiamano, non esistono, chi? La Cozzaglia, sì, la Boldrini, non esistono, sono persone che copiano 5 Stelle, che hanno il terrore, che si legge negli occhi di perdere privilegi, fette di potere, vitalizi, stipendi d'oro, hanno il terrore di doversi trovare un lavoro. Io gliel'ho detto a tutti che comunque gli daremo un reddito di cittadinanza, poi quando dovessi lavorare. Anche la Boldrini, a Casini, se perderà la poltrona dopo 8 legislature gli daremo un reddito di cittadinanza, 780 euro al mese, a Casini glieli diamo, però si deve mettere a disposizione dei centri dell'impiego per imparare un mestiere, qualora Casini rifiutasse tre proposte di lavoro gli togliamo anche il reddito di cittadinanza, questo è giusto. Ora, nessuno deve rimanere indietro, ce la possiamo veramente fare, la prima tappa di questo tour, a parte Roberta che va seguita sempre. Dove siamo venerdì a Latina, Roberta, no? Pure venerdì siamo a Latina, facciamo un comizio a Latina, poi tiro una cena di autofinanziamento, anche là lascerò il curriculum come ho fatto questa sera qua. E poi si parte, sarà una cavalcata bellissima, le ultime due settimane saranno decisive, le ultime due settimane. C'è Luigi che sta facendo un lavoro incredibile, si sta impegnando davvero tanto, 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 ma tutti quanti. Avete visto, ho girato tanto l'Italia in questi 5 anni, sono stato dovunque, e io un po' lo respiro, io sento che c'è grande fiducia, sento che tante persone si stanno continuando ad avvicinare. Oggi ero allo stadio in Curva Nord, in un luogo straordinario, tra l'altro. Mia moglie! E lì tante persone, la Curva Nord che frequentava persone di altissimo livello, ingegneri. Questa è la curva, questo è tutto il romanista. Tutti romanisti quasi.
Io sto notando che tante persone si stanno avvicinando, che non hanno più l'anello al naso, che non credono più alle balle dei telegiornali, che si avvicinano. Cioè, lo vedo, sento che abbiamo il vento in poppa. Io sento, sono veramente ottimista, abbiamo il vento in poppa. Dipende soltanto da noi. Un abbraccio grande a tutti quanti voi e soprattutto a Roberta Lombardi. Vi raccomando 5 stelle.